possibilità di esami sono 100 picogrammi, una possibilità solo di esami sono 170 picogrammi. Sono lo straordinariamente piccolo. Credo che il professor Torre e il professor Giudere, seppur prevedere, se lo ricordate, a febbraio parlava di un'altra cosa, cioè le certezze di febbraio riguardavano semplicemente l'appartenenza. Il tema che diviene poi posto dal professor Torre è altro, riguarda se quella traccia deve essere stata necessariamente portata dall'assassino oppure no. Quindi il tema di Previdere, seconda audizione, è differente. Certamente, egli vi mette dubbio, sono lontane quelle certezze. Però mi sembra importante ricordarvi che tra due consulenti interrogati che vi offrono sicuramente tutti gli argomenti a loro disposizione, c'è anche il fatto, cioè vi chiediamo di analizzare attentamente una piccola traccia, vi possiamo dire però che il caso di Olindo Romano e Rosa Bassi è altrettanto unico e straordinario. Ancora, se voi avete la pazienza di vedervi i giornali, dovete sapere una cosa, che quella stessa notte la Corte venne trasformata in trasferimenti, qui gli è stato detto, che è un trasferimento sul cancello centrale, cioè quello proprio che delimita la Corte da via Terza. Ovviamente i soccorritori ricordano poco della situazione dei luoghi. Ce n'è un altro che divideva la Corte, ecco, tra virgolette, la scena del crimine e il resto. Tenete presente che all'interno della scena del crimine non c'era solo la palazzina, ma c'era anche lo stabile dei nostri, c'era questo filetto. Se nei giornali, se avete pazienza, lo vedete, i filmati, abbiamo cercato di dare, comunque è proprio visibile, ormai conoscete i luoghi. Quindi i nostri rientrarono quella stessa sera e rientrarono per andare a dormire la sera in quella zona, e questo mi dà lo spunto di parlare circa la genuinità delle dichiarazioni spontanee di Olindo, perché Olindo, quando viene di fronte a voi, vi dice anche cosa faceva nella Corte, e vi dice sì, stavo lontano da lì dove era trasennato, però c'era casa sua là. Olindo, in modo assolutamente comprensibile, in quegli attimi si pensava ben altro di dove fosse tracciato questa divisione, questo filo. E questo è esattamente lo stesso approccio che hanno poi i testimoni, i soccorritori che vengono qua di fronte a voi e vi dicono sì, non ci ricordiamo, sì, c'era, non lo so. Guarda Frigerio, il signor Mario Frigerio è stato ascoltato di fronte a voi dopo oltre un anno dall'arresto di Rosa Olindo. Io credo che quella sua deposizione sia una prova per voi di quanto il ricordo di una persona che ha sofferto, di una persona che ha sofferto in modo che io nemmeno posso immaginare, ho difficoltà a parlare della sofferenza di Frigerio, però certamente possa cadere in errore e in suggestione. Tanto che dopo un anno di continui indicazioni dei due come responsabili, dirà, ho visto un'ombra ed era rosa. Non ve la posso spendere in termini di certezza. Ora, questa cosa è totalmente sopravvenuta. Tenete presente, avete le dichiarazioni di Frigerio. Frigerio dirà sempre
tre cose: indicherà un assassino, si mostrerà sempre non in grado di dire se ce ne fossero altri, uno, due, non lo sa, nessun sospetto. I pubblici ministeri nell'interrogatorio del 2 gennaio 2007 di Frigerio richiameranno 4 volte l'attenzione di Frigerio su Rosa. Frigerio racconterà sì da ricordo, parlerà dei rapporti conflittuali di vicinato, delle amicizie, la descriverà anche fisicamente, mai è indicato un sospetto che ben poteva essere raccolto. Di risparmio, però sono agli atti, gli articoli in cui si mostrava la sorpresa per l'arresto anche di Rosa, di persone legate, qualificate. Troverete anche sul libro di Corria il medesimo cenno. Questo è la prova. E qui mi si pone un discorso forse un po' complicato, ma non capisco, non legittimo, che l'accusa ci rimproveri di chiedervi la valutazione attenta delle dichiarazioni di Frigerio, perché questo anche è stato fatto. Questo non l'accetto, non solo per quello che è la scienza che studia tutto il problema della memoria, tutte queste cose, ma soprattutto perché gli atti parlano. Gli atti parlano. Frigerio parlerà, possiamo dire il 20, possiamo dire il 26 di dicembre. La procura, la stessa procura però, non procederà all'arresto se non quando avrà riscontrato le dichiarazioni di Frigerio. La stessa procura segue quello che è contraddittorio che gli stiamo ponendo ora qui e aspetta la traccia. Lo riscontra lei. Ora si domanda perché noi cerchiamo di porvi gli stessi interrogativi, gli stessi dubbi che sicuramente quattro pubblici ministeri e non so altri si sono posti. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Rosa, come detto, io ritengo che siano delle mere fabulazioni. Potete fabulazioni che non riescono ad essere coerenti, nonostante tutti quegli elementi che vi ho già detto. Non sa come arrivino le vittime in casa, non conosce i colpi. Penso che solo dopo, oltre le 10 di sera, siamo nella seconda parte dell'interrogatorio, darà un'indicazione di un colpo per una vittima, negherà di aver dato altri colpi alla medesima. Siamo a pagina 11. Rosa, quello che ci deve colpire è che non conosce le armi. Rosa non conosce le armi impiegate. Rosa riesce in un'operazione complicata, cioè di non descrivere il corpo contundente, cioè di parlare di ferretto. Non è impossibile per voi avere degli elementi, ma l'operazione complicata di Rosa è quella di riuscire a parlare del cosiddetto coltellaccio da cucina, cioè un coltello da ceppo che entrambi il nostro consulente della Cuba escludeva. Avete la relazione del dottor Scola che parla di arma piccola, avete la relazione di Torre che dice comunque un'arma di misurata con di dimensioni comunque ridotte. Io non so se la relazione poi successiva di Scola a voi risolve tutti,
perché io senza saper leggere e scrivere, lui spaventa l'ipotesi di un coltello maggiore, però forse ho sbagliato, ma rileva che sarebbe stato inferto da persona che utilizzava la mano destra. Ora voi vi rendete conto che questo, il fatto che Rosa non riesca a indicare un'arma, possa avere un suo peso, che ho già detto dell'oscurità, la luce per lei filtrava, e Davide Valsecchi che invece di descrivere diverse posizioni della morte. Io credo che ne venga interrogata per 100 pagine e non sappia dire e non riesca a dire una versione coerente di chi arriva dei coniugi Figedo, come le fa tutte le ipotesi di delle alternative. Parla di persone che gridavano, però quando viene interrogata specificatamente sulla pericina pagina 41 dirà che lei non parlava. Ecco, non risponde a domande neutre che però sono importanti per valutare quello che c'è il vostro compito. Dovete ne variarmi. È normale. Esibite. Non so, dobbiamo pensare che questa se ne va senza neanche preoccuparsi di dove tenesse le armi. Dell'incendio che hanno già parlato. La sua ostinazione sugli accendini. Capisco, ci saranno state mille foto su quegli accendini. C'è poi un tema molto complicato, perché si ripete negli interrogatori, che vi ha peraltro già anticipato la capacità, cioè le sue narrazioni. Per fabulazioni deliranti che ho difficoltà a porvi, in cui questa parla a Liti, Rosa non può aver avuto delle liti con persone così gravemente ferite, figuriamoci parlare. Le fabulazioni di Rosa su che scivola o tocca, soprattutto immaginare che tocchi i bottoni dopo aver così colpito in modo fluento, senza lasciare traccia, nulla che individuato sulle scale delle persone ferite all'interno. Però lei potrà per tutto. Pretende colluttazioni con questo suggerimento. Al GIP ci metterà due pagine per dire la sua data di nascita, di fatto verrà suggerita, nel senso dovrà essere indicata dallo stesso GIP perché lei è qua e vi fa dire mente anno e giorno. Lotte, persone che addirittura sarebbero in vita quando lo sciappano via. L'interrogatorio del 6 giugno direi che non merita alcun commento, visto che Rosa riesce a dire che qualcuno l'aveva pure conosciuta in luogo dei fatti. Questo purtroppo è il timore delle sue dichiarazioni, bastante immaginare qualcuno che possa ricavare una logica di dichiarazioni che questa logica non ha. Il requisitorio di pubblica commissione vi ha esposto le liti, quale criminale, quale causa di questo fatto. Le ha indicate in modo, secondo noi, più una aderente. A parte il fatto che non si parla di questa linea, quindi possono essere dilatate in qualunque modo, comunque cercando di darvi brevissimi cenni. Ora, per la festa di compleanno del 2001,
la festa fu non solo di Raffaella ma anche di Nocchio, il quale descrive insomma il fatto dei due che arrivano dicendo ci hanno lanciato un vaso tutto qui. Poi ci sarà anche un'altra testimone, Latino Consuelo, che vi dice come in casa di Raffaella si scherzasse, tra di loro si scherzasse sulla questione dei rumori del Domingo. Si diceva tra i ragazzi non fare un rumore per rumore perché altrimenti siamo lindo. Ricordo che l'unica iniziativa giudiziaria da loro spedita non è un'iniziativa portata avanti da solo, ma ne hanno portata avanti anche con una vicina. Quella lì è l'unica che poi viene composta, banalissima e anche l'ultima, per cui c'era un dietro davanti al giudice di pace. Banale perché voi avete delle dichiarazioni di HIV raccolte a FIT proprio immediatamente dopo il fatto, che vi racconta quello che disse Raffaella di quella vicenda, dicendo che era un mero litigio. Il PM mi è sembrato che assuma un cambio di strategia sui dicotomiali è difficile da pensare, però e ve lo argomenta con non si può parlare che di criminalità, potrebbe essere un riferimento di interesse. Ora, pensare che l'inserimento del treno abbia qualcosa di celato, nascosto, tipico del criminalito, già è difficile, ma certamente diventa impossibile quando si capisce che comunque fosse i due, il treno andava e la macchinetta dei coniugi si fermava e si faceva vedere. Quindi non lo so, l'impegnamento è un atto di esibizione, un atto esibito, è talmente esibito che viene esibito anche dai vigili che fermano i due, prova, figurati, gli racconta tutte le controversie, esibito, non nascosto, nulla di occulto. Un brevissimo cenno sulle, chiamiamole, vie di fuga. In sostanza penso che l'accusa voglia dimostrare che quella corte è stata verificata, sia la corte che la palazzina, non ci sono tracce di porte e finestre e nulla rimase aperto. Quindi nessuna traccia e porte non aperte. Per quanto riguarda le tracce, non vorrei ripetere quanto mi è già stato detto, però è smentito perché vengono trovate sul tavolino, sulla porta finestra. Per quanto riguarda l'apertura, non piace Civati Lorenzo all'apertura, è un testimone che... Però questo testimone è un vigile del fuoco, che cosa dice con la qua? E ho aperto le finestrelle di casa Crosimino. Adesso non so dirvi se fossero ermeticamente chiuse, questo non lo so dire, ma certamente l'ho aperte. Bene, il dibattimento mi è stato detto che qualcuno successivamente la mia chiesa, in particolare non contenuta da loro, avrebbe verificato successivamente che invece erano chiuse. Quindi il vigile le apre, qualcuno viene a dire che invece erano chiuse. Vi dirò di più, sempre sull'apertura delle finestre. C'è un Lazzarini che dà una disposizione interessante, perché dice, sì, io ho sentito da due danni e dall'avio che correvano nella corte per l'istruzione, mi pare che non è proprio al sicuro, cioè in attesa dei soccorsi. Mi sposo da via Diaz, guardo sopra,
e vedo uscire il fumo dalla mansarda del frigorifero. Qualcosa di a tempo. C'è il finestra della signora Castagna, sopra ci sono gli abbaini della mansarda del frigorifero, lì usciva il fumo. Lesioni prestimamente, gli è stato detto, sempre da luogo estremamente Gallorini, che le lesioni che avevano i due erano importanti, vado a memoria, posso sbagliare, non c'è polemica. Però ricordatevi che avete una relazione del 12-12-2006, numero 5-1-1, in cui Gallorini parla alla procura e definisce queste come ecchimosi seppur leggere. Ora, io credo, non faccio un investigatore, però quando parlo con l'interessato, se lo sto esaminando, cerco, come dire, se lo sto interrogando, anche di rincarare sull'indizio, perché voglio avere una posizione genuina, o comunque sollecitarlo il più possibile. Quindi un conto è quello che i carabinieri di Erba, quando interrogano Romano, a Romano non diranno niente, ma a Rosa chiedono. Un conto però è la fotografia storica, i verbali, in cui loro, con la loro responsabilità, parlano al pubblico ministero. Devono dargli degli indizi importanti, che devono dare correttamente, non come quando si interrogano, che li possono essere suggestivi, giustamente. E parla di ecchimosi seppur leggera. Due cose su brevissime cose da ultimo, su questioni che secondo la procura confermerebbero la responsabilità di Romano e di Rosa Bassi nella vicenda. I Gattonetti insomma, sono per loro un elemento importante di rispetto. Allora noi, proprio perché ci è stata valorizzata dalla procura e dal PM, vi ricordiamo che allegata avete una notazione su cui il maresciallo Nezzi vi ha parlato, vi ha accennato, ha confermato il dibattimento. In questa relazione Nezzi che cosa fa? Sulla base delle dichiarazioni del Romano va e fa la verifica del percorso e dei cartoni. Percorso e cartoni. Dal percorso si scopre che devono forse passare due volte davanti ai carabinieri, ma questo può non essere suggestivo abbastanza. Si scopre tuttavia che per fare questo percorso, dalla notazione leggiamo, Nesti ci mette un'ora e mezza. Inizia alle ore 10, chiude un'ora e mezza. Alle ore 11.30 si trova ancora al Como, via Lascio, deve ancora verificare se c'è il cassonetto, quindi ci mette un'ora e mezza a cui dovremmo aggiungere 5 minuti, 10 minuti per arrivare poi al McDonald's, se dobbiamo unire questi orari a quello che è l'ipotetico viaggio che fecero i coniugi uscendo dalla corte, possiamo dire 8:20, non so, il ministero quando ritiene che questi siano usciti, 8:20, e dobbiamo aggiungere un'ora e mezza, 10 minuti per il cassonetto, altri 10 minuti per raggiungere San Como, arrivare quantomeno a Como.
Noi sappiamo che i coniugi erano al McDonald's alle 9, alle 21.37, 21.40, quindi assolutamente impossibile. A me spanta questa notazione, noi la questione dei cassonetti, ecco, che potessero vivere al McDonald's per prendere quel punto, facendo il percorso che Nessi, in questa annotazione a vostre mani, ricostruisce. Io ho terminato. Voglio fare solo una considerazione. Nella Bibbia è stata fatta vedere a piccoli passi. Romano Guido scrive tante cose. Tra queste c'è il cenno al tasso della gente liberata. Egli costruisce in sostanza il proprio nome, da dove dirgli il proprio nome, chi prima, dottore, il primo che ne parlò. E proprio in questo contesto parla del tasso, che anche il tasso effettivamente parla di un lido, anche questo lido si era dichiarato colpevole per scagionare l'amata, che a sua volta si era dichiarata colpevole, per salvare a sua volta i cristiani. Questo dice Ovidio. Dirà anche di più, però questo è un altro dei suoi modi e dei modi dei suoi imputati per dichiararvi la loro innocenza, sussurrandola. Questo per l'accusa è prova della sua debolezza, questo per noi è prova della forza, quindi l'identità. Non ha bisogno di me, neanche a voi. Come dicevi, tenderà a replicare mercoledì? Non penso, Presidente, eventualmente proprio 10 minuti. Va bene, nel caso di rete che comunque saranno consentite, mi sembra molto brevi, e poi vorremmo andare in Camera del Consiglio. Quindi mercoledì riprendiamo le ore 9, gli avvisi di rito, l'accompagnamento di deputati in aula per la prossima udienza. Gracias.